Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lo so che piove e ci avete anche freddo forse, ma spero che non avete tanta fretta. Perché questa parola oggi vi viene incontro con tenerezza, viene incontro alla vostra vita e alle vostre circostanze familiari, forse non sempre, insomma, salde e stabili, no? Con autorità, perché impariate da questa parola a sperare ancora e ancora. Un quadro ci mette la liturgia della domenica quest'oggi nell'icona, nell'immagine che Luca ci ha descritto. Sapete, questa immagine non è una fotografia presa per caso, è un'immagine costruita perché chi l'ascolti, chi la guarda, possa capire bene e riconoscere tutti gli elementi, perché sono tutti importanti. Innanzitutto, la necessità di portare il bambino Gesù al Tempio per il suo riscatto, come diceva la legge. Questo vuol dire che il Verbo, conoscendo tutto il pensiero di Dio, sceglie, entrando nella storia, di fare quello che fai tu, cioè di imparare piano piano. Certo, non ti dai neanche pena di imparare le cose perché la scrittura magari manco la leggi, ma lui quando stava davanti alla legge, la leggeva. Quando guardava quello che hanno scritto i profeti, percepiva dentro di sé una consonanza, primo perché non aveva alcun sospetto nei confronti della parola di Dio, come forse tu ce l'hai. E poi perché, avendo la memoria delle cose che ha udito dal Padre, quando le rivede con gli occhi,
quando si rimette davanti a questa parola, la riconosce ed è riconosciuto da questa parola. Per farti un esempio, sai tu quando per caso trovi quel salmo, no, che dice una cosa che ti riguarda, dici: mamma mia, questa parola è arrivata proprio per me, la sento dentro. Ecco, Gesù questo lo fa con tutta la parola che legge. Ti immagini? Dunque lui decide di sottomettersi alla legge, così come è prescritto, e i genitori lo portano al tempio perché questo è un modo che è indicato a noi per non avere più sospetti nei confronti della parola. Perché, amici, diciamo, il nostro problema non è che siamo cattivi o siamo... è che noi abbiamo il sospetto nella bontà di Dio, abbiamo il sospetto nelle cose che riceviamo dalla tradizione. E allora ci teniamo lontani come se fossimo così intelligenti. Bene, poi ci sono delle figure in questo quadro, in questa icona. Uno è Simeone. Dice Luca sinteticamente che lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che avrebbe visto la salvezza prima di morire. Dunque lo Spirito Santo lo accompagna e gli dice: vai al tempio perché così? No. La dimestichezza con la sapienza, l'incontro con la parola e la sua luce mettono nel cuore quest'uomo il desiderio di recarsi quel giorno al tempio, così come a te qualche volta Dio viene a visitarti e ti riaccende il desiderio di conoscere la sua grandezza e di accostarti ai misteri. E lo muove lo Spirito Santo, cioè lo muove la sapienza della Scrittura. Questo è lo Spirito Santo al tempo di Simeone. Ancora non c'è la Pentecoste, anche se Luca questa esperienza la conosceva. Dunque, con lo Spirito Santo, quando vede questi tre che arrivano, li riconosce, capisci? Solo con lo Spirito Santo si può riconoscere il fondamento della vita. Qual è? La relazione tra due, che ha la capacità di essere generativa e diventare una relazione tra tre, ma non è questa la Trinità che noi adoriamo. A volte ci scervelliamo a pensare come stanno i tre in paradiso, quando tutto quello che appartiene ai tre in paradiso in realtà si declina dentro la relazione della famiglia. Sì, noi abbiamo fatto le poesie sulla Sacra Famiglia, tutte immaginette da Santini. Ma la famiglia è la nostra. La possibilità di sperimentare questa relazione, che forse non è ancora sacra la nostra, ma è destinata ad esserlo, perché noi portiamo anche la memoria e il sostegno, il suffragio pure di quelli che sono morti e ci hanno preceduto. È un mistero grande. Beh, quando questo vede la formula semplice della relazione, semplice perché è un padre, una madre e un bambino, dice: ora ho capito, Signore, adesso ho capito dov'è la sapienza, ora vedo in modo concreto qual è la relazione d'amore che tu vivi eternamente, la vedo in questa realtà semplice, un padre, una madre, un bambino. Allora dice questa preghiera: adesso lascio, Signore, posso anche andare in pace perché io ho visto la tua salvezza preparata davanti a tutti i popoli, segno che se uno vuole capire qual è il mistero che lega la relazione familiare, sì, ci staranno pure i consulenti familiari, non lo so, però anche tanti psicologi, però chi ha la sapienza dalla scrittura, costui può entrare in questa relazione e comprenderla. Poi dall'altra parte c'è un'altra figura, che è Anna. Sembra un dettaglio inutile, tant'è che la versione breve li leva tutti e due nel Vangelo. Questa Anna dice il Vangelo, che era stata sposata con suo marito 7 anni. Dopo 7 anni era rimasta vedova e adesso ce n'aveva 84. Stava sempre intorno al tempio ad aspettare, ad annunciare che Dio si sarebbe preso cura di questo popolo. Sai chi è questa figura? Sì, è una persona, figlia di Fanuele, eccetera. Ma questa persona, Anna, rappresenta la creazione
che secondo il racconto del Genesi per 7 giorni è rimasta con Dio nella fedeltà, godendo anche del riposo del sabato insieme a Dio. E poi per il peccato dell'uomo è caduta in una dimensione di lontananza e l'abbiamo detto prima, di sospetto, un sospetto che si tramanda di generazione in generazione. 84 è degli anni di Anna è ancora un multiplo di 7, per dire che ci sono epoche che si ripetono, che ritornano perché l'uomo comprenda qual è il segreto della creazione. Quando Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè facciamo l'uomo come uno capace di relazionarsi e desideroso di relazionarsi e anche obbediente alla relazione. Cosa dice a noi che invece abbiamo, come abbiamo anche detto prima, che abbiamo le nostre famiglie così, no? Purtroppo lo so, amici, perché tra voi ci sono persone che o hanno perso i propri cari per ragioni naturali o perché se ne sono andati. Gente che è stata abbandonata, che non ha più la capacità di rileggersi in ordine al progetto che aveva fatto, un progetto che aveva scoperto come la bellezza del suo desiderio, come Dio gliel'aveva posto. Persone che hanno vissuto un tempo e si sono quasi illuse, no? Che tutte quelle cosette che facevano insieme andavano bene e poi, senza lo Spirito Santo, non si sono fidate più della semplicità della relazione umana e l'hanno tradita e si sono rotte, frantumate. È la storia del mondo. Di più, una trasmissione della speranza, e non parlo adesso dei fondamenti della fede perché qua siamo tutti, una trasmissione della speranza tra genitori e figli, per cui i figli quando pensano alla fede si trovano davanti a un mondo di cose che non capiscono più, doveri che non sentono più di dover compiere e si scandalizzano. Che noi adulti queste cose qualche volta anche noi altri, la Chiesa, i ministri, quando parla di queste cose parla solo di doveri, solo di principi che devono essere. Ma la sapienza è a servizio dell'uomo, non sta sopra l'uomo per giudicarlo, questo dovremmo imparare. Allora i figli si sentirebbero liberi di vivere in una famiglia credente. Ma anche ai figli voglio dire qualcosa, se qua ce ne stanno e qualcuno c'è. Ai figli desidero annunciare che la battaglia con questo mondo per loro è perdente dal punto di vista del mondo. Ma le speranze del mondo sono perdenti rispetto alla vita, perché se non lo sapete ancora, cari figli più giovani, tutte le ideologie che hanno fomentato la divisione negli anni di secolo, in questo secolo passato, hanno fallito tutte. Non vi attaccate alla mentalità di questo mondo. Lo dice anche San Paolo. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, perché vi tradirà. Se c'è qualche cosa nella trasmissione delle cose della fede che non capite, chiedete alla Chiesa e chiedete ai genitori, e se non lo sanno, dite ai genitori di imparare, perché non è mai troppo tardi, sapete. Quando noi avremo recuperato la bellezza di questo linguaggio, non ci sentiremo più bigotti perché abbiamo delle famiglie cristiane e cattoliche, non saremo più in difficoltà perché non aderiamo a certi modi di vedere. Onora il padre e la madre non è forse un comandamento? Ti dirò di più, onora il padre e la madre, il primo dei comandamenti a cui segue una promessa. Se tu entrando nella terra onori il padre e la madre, godrai anche di ogni beneficio da parte di Dio. Scusa, com'è che noi ce lo siamo dimenticato? Onora il padre e la madre vuol dire anche abbi una sensibilità al passaggio dell'autorevolezza. Se tu onori tuo padre, saprai che cos'è l'autorità, saprai viverla e anche gestirla. Se tu onori la madre, avrai rispetto anche della terra, avrai rispetto anche dell'ecologia, come la chiami tu, cioè della creazione.
Perché capisci cosa vuol dire essere generati? È un linguaggio da imparare di nuovo. Lasciate perdere i santini e guardate al fondamento, quello che solo lo Spirito Santo ha il potere di sciogliere davanti alla vostra incredulità. E per questo siate felici. È vero, tante ferite, mo vi siete ricordati tutti quelli che sono morti, tutti quelli che se ne sono andati, ma siate felici. Perché questa speranza è destinata a compiersi, cercatela come un tesoro nascosto e la troverete ovunque andiate. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai chiamati all'esistenza perché ti conoscessimo non solo come un Dio lontano, ma come un Padre pieno di grazia e misericordia. Così ci hai eletti perché diventassimo tuoi figli e ne fossimo consapevoli. Qui hai fondato il principio della relazione che attraversa le epoche e le generazioni e ne fa la famiglia tua. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci ha impedito di credere e di fidarci di questa legge che è del cielo, ma è anche di natura. Dacci la possibilità di aderire alle tue leggi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Nella sua vocazione ad essere sposa e madre, la Chiesa aiuti i tuoi figli a crescere nella fede. Mai li giudichi, mai li allontani. Sempre si preoccupi delle loro debolezze, delle loro difficoltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, pur avendo ricevuto tante grazie nel corso della nostra vita, anche noi abbiamo lasciato cadere la possibilità di servirti, di onorarti e di testimoniare la tua bontà. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo a gloria del tuo nome. Per questo ti preghiamo. Oggi, Padre Santo, ti preghiamo per tutte le famiglie che sono in difficoltà, per quelli che hanno perso i loro cari e si sentono ormai monchi nella relazione, per quelli che sono stati abbandonati dal coniuge, per i figli che non sono stati amati, per i genitori che sono stati lasciati nella loro vecchiaia. Per tutti questi noi imploriamo ogni grazia, ogni misericordia, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Hanno ascoltato la tua parola, hanno desiderato aderire ai tuoi comandamenti, hanno trovato molte difficoltà al centro della loro vita, per molte ragioni. Fa che non si perdano, che non ascoltino le insidie del maligno e le sue seduzioni. Stabiliscili rettamente nella roccia del tuo figlio. Possano seguire lo Spirito ovunque vada, testimoniarne la presenza in questo mondo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Sancta Dei genitris, nostras deprecationes, ne deficiasi necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper.